Quando si scelgono aziende, si scelgono perché, almeno per quanto riguarda me, io le scelgo perché c'è una coerenza, perché vedo un filo conduttore che porta da qualche parte. San Lorenzo negli anni ha costruito un modello molto preciso, ha costruito un modello molto coerente e contemporaneamente ha cominciato a parlare di architettura e di design di queste macchine galleggianti in tempi non sospetti. Probabilmente San Lorenzo è in questo momento l'interprete, se non uno degli interpreti migliori, per combinare tecnologia, modernità, ma soprattutto il gusto di poter parlare un linguaggio un pochino più semplice, un pochino più onesto. Credo che, ad esempio, lavorare con San Lorenzo mi abbia avvicinato a questa idea di semplicità. Quando abbiamo cominciato a ragionare assieme, mi sono detto: ma perché non poter fare un progetto, nonostante tutto semplice, con un briciolo di eleganza all'interno di un edificio che si muove? E quando Massimo mi ha parlato della possibilità di disegnare un SX, quindi una barca di nuovissima generazione con un altro modo di interpretare gli spazi, ho pensato: accidenti, questa è la mia occasione. E l'idea molto semplice è stata: perché non proviamo a progettare una barca che non ragioni con i canoni classici, ad esempio open space, una barca sociale, una barca che ti impone di avere una interessante vita sociale, ma non necessariamente una barca per troppi ospiti, perché no? Io continuo a immaginarmi le barche, anche quelle molto grandi, come se fossero dei loft, quindi spazi molto aperti, grande vivibilità e soprattutto la possibilità di essere in contatto con quello che ti circonda, più naturale dell'acqua, del mare, della luce, che cosa volete che ci sia. Alcuni hanno stabilito che io entro di diritto o di rovescio nel mondo del minimal. Se proprio mi dovessi definire, credo che mi definirei semplice ed elegante. Così come credo che, anzi penso, che siano semplici ed eleganti le barche di San Lorenzo, un progetto molto complicato ma con questa capacità.